andiamo dai giochi di Wannabe, da David Fiordigilio, che oggi, siccome abbiamo parlato con Giovanna del Couscous Fest, del Couscous Festival, oggi tu, che sei stato qualche volta giù a San Vito Lo Capo, mai tu? A San Vito Lo Capo sì, però il più buono che ho provato è stato a Trapani, nel Trapanese, quindi è un couscous meraviglioso. E quindi tu prendi, comunque stiamo sempre in zona, e quindi gran couscous l'hai preso spunto da Trapani. Esatto, sì, da Trapani, quei sapori belli forti, il pesce trattato come si deve, rispettato, preso dal mare e valorizzato, ecco. Quindi... Perché gran couscous? Ma qui vedo anche del pollo. Sì, perché sono andato un po', sì, la Sicilia, però tu sai che io mi sono trasferito a Madrid 2 anni fa e sono stato lì un po', quindi un po' di Gypsy King, l'abbiamo ballato, e tra paelle e arroz in qualsiasi maniera, ho portato una ricetta che riguarda, che praticamente col couscous facciamo una paella, ok? Ah, un couscous paielato. Bravissimo, perfetto, sì. Dai. E allora, abbiamo fatto già le foto un po' degli ingredienti che abbiamo visto, perché sì, sono tanti, e via via che noi li usiamo, li spieghiamo, perché sarebbe troppo complicato. Sono tantissimi. Sono tanti, però è semplice la ricetta, perché cosa facciamo? Guarda, Anto, prendo già i peperoni e ti spiego cosa andiamo a fare. Andiamo a fare il brodo. In spagnolo si chiama il caldo, no? È il caldo. È il caldo, sì, il caldo da noi è il caldo, là è il brodo. Se dici brodo li non capiscono. Quindi semplicemente cosa facciamo? Ci tagliamo i peperoni rossi. E quando io sono andato a Madrid e a Valencia a studiare proprio come è il mio piatto preferito, dopo lo spaghetto alle vongole viene la paella, e quando mi hanno detto il segreto, sai, io pensavo il riso, pensavo, boh, sai, poi te, qualcosa di strano, e invece? Il segreto è proprio il caldo, il brodo, e quindi sì, guarda come lo facciamo. Prendiamo i peperoni, poi le cipolle, guarda così, opla, così, guarda, tac, tagliamo in pezzi, va tutto in forno, quindi non andiamo a tostare in padella, fa tutto il forno, meglio, noi non dobbiamo fare niente. Noi ci dedichiamo ad altro. Esatto. Già questo piatto è lungo. È bello. Poi, guarda, ci mettiamo le canocchie, che secondo me sono le regine del mare, perché hanno questa forza di sapore esagerata, buonissima. Poi ci mettiamo la pancetta affumicata. Ah, che bello, tutto nel forno così. Tutto nel forno, guarda, mettiamo così, è semplice, è facilissimo. E infatti ho detto, ma veramente questo è il segreto della paella? E ragazzi, sì, questo è il segreto della paella. E oggi la facciamo col couscous, però poi la potete fare col riso, come volete. Prima io mi sono aperto cozze, vongole, alla classica maniera, olio, aglio, un po' di peperoncino. Bravo, che ci hai risparmiato questo passaggio. Guarda, coi gusci, al posto di buttarli, che si buttano sempre, li mettiamo a tostare. Questo è come se fosse un dado, forte, è buonissimo. Sono gusci, lo ripeto. Sono gusci, sono sì. Gusci. E poi, guarda, col pomodoro pelato, praticamente facciamo come si fa in Sicilia. Non è proprio così, si fa col sole lì, ma facciamo un concentrato di pomodoro noi. Pomodoro pelato lo mettiamo lì. Pronti, concentra il gusto. Ci mettiamo un bel filo d'olio. Guarda, così, tac. Guarda, gli spicchi d'aglio e ci mettiamo la paprika affumicata, ragazzi. Il segreto della paella è l'affumicato. Ok, guarda, in questa maniera. Paprika affumicata sopra. Dimmi se non hai colori della Spagna. No, ma poi è facilissimo, buttiamo dentro tutto. Via, così. Aspetta. No. Il segreto più importante, me lo dimenticavo. Pollo. Il pollo sopra così. Si mette sopra così, così fa la sua crosticina. Non mettetelo sotto, se no non tenete quanto quel gusto. Quanto sta tutta questa roba del allora, forno? Allora, in forno andiamo a 180-190 gradi. Gli diamo un 20 minuti massimo. Ok, via. Va bene. Quindi 20 minuti a 180-190 gradi. Questa cosa, perfetto. Vediamo poi che cosa succederà. Sono molto curiosa. Perché fino a qui io e te, Giovanna, siamo in grado. Va lì. Guarda, guardate che bello quando esce dal forno, senti, dopo 20 minuti, è così. Senti se non sembra il profumo proprio di una paella, sembra di stare a Valencia. Vamos a ballar. E adesso? Allora, Safem, allora, guarda, mettiamo dentro il pollo e tutto il resto. Ma è una bella padella alta. Esatto, sì, perché adesso facciamo proprio il caldo, il brodo, ok? Ma questo serve solo per il brodo? Questo è per, sì. Questo porca miseria. Questo è per il brodo. Gli spagnoli sono belli. Vabbè, sì. Ma bisogna farlo esatto. Bene. Esatto. Allora, però... Guarda, quindi acqua, perché l'acqua non serve nient'altro, perché lì c'è tutto. Esatto.
ci metto l'acqua frizzante, vedete? Vado a coprire frizzante, praticamente. Frizze. Sì. Vedi che frizza, va a fare la sua reazione chimica, ovvero gli tira fuori tutti i profumi. Quanto sta di lì a fare? Allora, qua deve tirare massimo 20 minuti, ma proprio esagerando. Cosa facciamo adesso, Anto? Ci mettiamo un po' di basilico, perché un altro segreto del brodo per fare la paella è il basilico. Va a profumare proprio il tutto. Mettiamo subito lo zafferano, che è un altro ingrediente, e abbiamo finito. questo è il... Però è tutto molto semplice, eh? Esatto. Sì, no, cioè, prendi, fa tutto il forno. Fa tutto il forno, poi aggiungiamo l'acqua frizzante, basta. Okay. Esatto. Adesso cosa facciamo? Il brodo ci serve sia per il couscous che per la paella. Noi facciamo il couscous, però lui dice è un mix. Quindi se invece volete fare una paella con riso è la stessa cosa. Esattamente. Okay. Adesso però, siccome tu sai che c'è carne e pesce nel couscous, ma anche nella paella, quindi ci andiamo a rosolare i nostri ciuffi di calamari. Qua col pesce potete sbizzarrirvi, quello che più vi piace, quello mettete, ok? Alzo bello alto il fuoco e vado a scottarmi i miei ciuffi di calamari, ma proprio gli diamo proprio una roba al volo. Grazie Alfio, gentilissimo. Eccoci qua, perfetto, così non deve essere troppo, eh? Gli diamo giusto una presa di sale, così, e ci siamo. Guarda, praticamente cosa faccio, ce li togliamo e li mettiamo pronti. A parte, sono pronti. Questi o li cuoci 40 secondi o li cuoci un'ora. Quindi certo, tutto. Scegliamo i 40 secondi. Allora, nella stessa pentola, perché carne e pesce, il sapore vero della paella esce così. Mettiamo un po' di luganega che ho tagliato a pezzettini. Salsiccia, diciamo. Esatto, no? Salsiccia, sì. Salsiccia, luganega. Esatto. Al normal, salsiccia e. E poi qua ho preso della sovraccoscia e l'ho tagliata a pezzettini. La metto dalla parte della pelle e la lasciamo rosolare. Ok? Così. Guarda, tac, pronti. E qua deve cuocere un po' di più. Ma senti che bei profumi, Anto. Certo. Bellissimo. Adesso cosa facciamo? Ci facciamo le verdurine, ok? Quindi... Tanto il pollo deve andare un po' sì, di più. Sì, il pollo deve andare un attimino, sì. Aspetta, quindi i carciofi, semplicemente me li taglio. Vediamo, quelli magari più grandi me li taglio a metà, però dai, anche così ci stanno. Sì. O no? Che sì, uno lo prende. Bello. Ok, così... Guarda, mettiamo un bel filo d'olio, così, bello abbondante, e ci mettiamo i carciofi dalla parte del taglio, così rosolano. A testa in giù. Esatto. A pancia senti in com'è, sotto. Come rosolano. Sì. Esatto. Intanto qui le fiamme devono essere belle decise. Sì, belle, belle forti. Fai conto che in teoria in Spagna si lavora sempre con la brace, quindi col fuoco vivo, ed è indomabile quello, non riesci proprio a... E invece noi a casa lo replichiamo così. Perfetto. Guarda, poi ci metto due peperoni. Ok. Una parte gialla. Questi sono già lavati, eh? Ok, così. Il peperone va molto in Spagna. Sì, 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 tantissimo. L'abbiamo messo, lo ricordo, anche nel nostro brodo all'inizio. Esatto. E quello è il segreto, anche quello. Se voi magari fate i peperoni, li lasciate un po' così, no? Arrostire, li mettete nel brodo, fate ancora meglio. Certo. Vedi? In questa maniera. E intanto andiamo a saltare. Adesso la cosa bella è che tu farai una bella maionese. Ah, io? Ah, esatto. Allora, dai. È una salsa aioli, praticamente una maionese all'aglio. Mm. Allora, metti guarda, è una maionese scientifica. Un uovo. Sì, fatevi scientifica. La foto di questa ricetta, perché vi esce sempre. Cheat. Adesso non esce. Allora. L'hai detto. Allora, un uovo. Allora, un uovo. Poi l'aglio. Ci metti l'aglio, bravissimo. Uno, perché all'aglio. Esatto. Il sale. Il sale. Ci metti il limone. Il limone. L'aceto. Tutto pesato. Tutto pesato, sì, fatevi la fotografia. Tutto l'olio. Tutto l'olio. Esatto. E questa deve venire per forza. Se non viene, Davide esce dallo studio. Allora, no. Giù, però aspetta. Giù questo. Ferma. Perfetto, bravissima. Così, tienilo giù, eh. Va lì. Adesso alzati piano piano. Ok. Brava, Anto. Guarda. Ragazzi. Sei venuta a me, vieni a tutti.
Perché qual è il segreto di sta maionese che viene per forza? La ricetta di Fior di Giglio. Cioè il bilanciamento tra il... È studiata, sì, è proprio tutte le grammature. Sapete che lui è il nostro cuoco scienziato. Anche il movimento comunque del frullatore ha la sua importanza. Bravo, sì, però a me tante volte non mi viene, invece così... È perché non mi ascolti, non ti viene. Allora, guarda, adesso facciamo un olio affumicato. Io so che questo non lo farete tutti, però fidatevi. Guarda qua. Bruciamo il rosmarino semplicemente, chiamati pompieri, e adesso cosa facciamo? Spegniamo l'olio con l'olio di semi in questo caso e va ad aromatizzarti l'olio. Guarda qua, io questo l'ho già fatto, prova a sentirlo, Sasta. Sì, di rosmarino. È olio affumicato, esatto, di rosmarino bello forte. Certo. E adesso cosa ci facciamo noi? Qua stiamo andando, Alfio sta governando bene la situazione. Perfetto. Il brodo ci siamo. Guarda, io adesso ti faccio un cambio, così ti faccio vedere come esce. Questo era prima e occhio che scotta, e questo è il dopo. Guarda lì che bello. Andiamo dentro nel brodo. Ne ho fatto un po' di più qua, ma poi qua tutto siamo quello che c'è dentro nel brodo si mangia, eh? Assolutamente sì. E praticamente adesso cosa facciamo? Ci andiamo a fare il famoso couscous. Quindi couscous lo mettiamo all'interno della questo bulla. È quello rapido, no? Sì, senza incocciare, fare a partire da capo è un po' difficile quello. Ci metto una bustina di zafferano per dargli un po' qua di colore. Sicilia. Esatto. Poi e ci mettiamo quindi il famoso brodo caldo, il bravissimo, caldo. Sì, è così. Filtrato e tutto. Guarda, vedete in questa bello, maniera, guarda che colore. Saporito. Esatto, qua senti che profumo. Adesso cosa vado a fare? Vado a mischiare la carne con le verdure. Così, in questa maniera. Il pesce, vuoi anche il pesce? Allora, no, il pesce lo mettiamo a parte, tanto quello gli basta quella parte lì. Gli metto un po' di pellicola, guarda, tac, così. E adesso andiamo a impiattare. Certo. Ci siamo. Guarda, io intanto ti tolgo un po' di cose, allora, così siamo belli liberi per impiattare. Tac, pronti, lì che bello. Opla, vai. Allora, prendiamo, allora ti ho detto che era una paella, quindi ci prendiamo le cozze, le vongole che ho aperto prima. Perché vi ricordate che i gusci li abbiamo messi nel brodo, esatto, però poi dopo gli altri sono buone da mangiare. Non prendiamo la paella, io qua mi sono cotto prima perché quelle ho paura che non siano proprio del tutto cotte, quindi prima di servirle me le sono preparate prima. Adesso intanto questo va e io qua mi sono cotto il couscous perché ha 5 minuti, ok, certo, di pellicola. Staremmo qua a guardargli addosso il couscous. Esatto. Invece qua mettiamo il nostro, guarda, couscous. Così, che è profumatissimo, sa di pesce, peperoni, certo, tutto bello, tutto bello arrostito. Bel brodo che ok, vedi che ricorda anche un po' la paella, se, sì, è vero, se noti. E adesso lo andiamo a colorare e a condire. Quindi, così, ci mettiamo prima il pollo, così, poi ci mettiamo la salsiccia, guarda, così. Attento alla testa, poi, guarda, scusate, è molto alto. E ok, allora, qua ci mettiamo i nostri calamaretti, sì, così, guardando. Poi ci mettiamo la verdura, ok, e quindi ci mettiamo i carciofi. Ancora qualche questo. Sì, quella è cotta. Certo. Ok, poi guarda il peperone. Che andiamo a colorare bene, no? Guarda, perfetto. Così. Tac. I carciofini, piselli, carciofini, tutto quello piselli che abbiamo. Così, vedi? In questa maniera. E guarda qui se non sembra una paella. Noi poi ci andiamo a mettere la maionese che ho fatto io. Bravissima. Così, guarda, spuntoni, come si fa a Valencia? Si mangia sempre con l'aioli. Eccola qua. Sì, perché è una maionese che sa un po' d'aglio, eh? Esatto, sì. Sta ci vuole. C'è un bello spicchietto d'aglio dentro. Ed eccoci qua, ci siamo. E le cozze e le vongole? Adesso le mettiamo anche subito. L'olio affumicato. E l'olio affumicato. Allora, sono, guarda, molto curiosa. Così. Così. Okay. Tac. Ci mettiamo le vongole. Naturalmente qua potremmo stare ore, no, esatto, a prepararla. Esatto. E guarda, poi ci mettiamo su l'olio. Esatto, l'olio affumicato. L'olio affumicato. Ma come lo metti l'olio? Così, allora, guarda, prendo un cucchiaino, scusa, di aspio.
Alfio sei secco. Guarda. Così? E abbiamo finito la nostra paella. Vigilia è pronto. Bravo Davide, grazie. Fantastico. Grazie. Abbiamo imparato un sacco di cose.